Salve ragazzi, Opinione di Luzio vi porta la ribalta in diretta, l'acquisto famoso di un barista che c'ha i gratta e vinci, così dicono, milionari. Giusto lei, signor conduttore? Tu così mi hai detto? Io sono venuto apposta, ma sì. Si vinceva. Logicamente si sì. Si guadagnava. Allora, le hai dato l'autorizzazione Opinione di Luzio di poter sponsorizzare questi gratta e vinci vincenti, io con la mia mano magica renderli ancora più vincenti. Sì, okay. Se vincenti, bene. Mi piace vincere. Vincere, ok. Quanto possiamo spendere? 50 euro. Ce l'ha? Ma è sicuro di vincere? In diretta ce l'ha? Possiamo dire... Ma si vince però, sì. Sì. Vabbè, dai, 50 euro. 50 euro di gratta e vinci. Io me la sento che c'ho la mano magica. E li anticipa io? Vabbè, anticipa lei, dopo l'altro di riprendere la vincita, che è milionaria. Lei, ragazzi, sembra un po' mosci, non sembra un mosci. Adesso vedete la magia! Ce l'hai? Gratta e vinci? Ce l'ha? Quanto c'ha? 50 euro, benissimo. Signor barista, ci passa un gratta e vinci intanto, gli altri li prendo col 13, il 17, il 19 e il 21. La mia data di nascita è 74. Gratta e vinci original. Guardate qua, Maxi Vendale, abbiamo preso quello da 20 euro e ci ha dato. Comincio a grattare. Naturalmente non dovete guardare mentre io gratto una monetina. Noi sai, le monetine scarseggiano, i 50 galleggiano. Sto grattando. Spero. Non mi disturba. No, vabbè. Lei sta guardando. Però. Cazzo, l'ho pagato io! No, non può guardare. Mi rompe la magia. E più un pochettino anche un po' anche disturbatrice. C'è il pudore di grattare in faccia. L'ho capito. Sì, lei rompe la magia che ho io con questo, perché mi fa l'uccello del malagurio. Lei iella. E infatti qui non ho vinto niente. Vedete i numeri? Numero vincente. 15, 49, 23, poi c'è 48, 42, 25, 35, 11, 16, non ce n'è nemmeno uno e purtroppo ahimè tocca strapparlo. Se era vincente non l'avrei strappato, quindi se non avete letto i numeri continuo a sapere. D'altro biglietto barista! Comunque strappiamo la gratta e vinci, perché tanto, come ho già detto, qua non si vince niente. Lei si sta preoccupando? Sì, io ho 50 euro. Ma ancora se domani gratta e vinci, non bisogna ripagare. C'è un altro gratta e vinci da 20 euro, Maxi miliardario. Il 17 volevo. 17 da 20. Perfetto. Avete visto? È 17 il numero di matricola. Mi sta sempre guardando, lei. Non devo guardare. Non può guardare, io sto grattando. L'ha visto mai un giocatore essere guardato mentre sta grattando? Ma non ho capito, pago io e gratti te però. Nessun distributore vuole essere guardato. Sì, ma io vorrei capire, no? Siccome ho pagato io questi gratta e vinci. Allora, guardate, 21, 31, 44, non ho vinto un cazzo. Adesso mi preoccupo, lui sta guardando, mi disturba, come la mettiamo qua? Ok, dopo dicono che io faccio buttare via i soldi, 50 euro, e non abbiamo vinto. Facciamo un altro biglietto, c'è un 50 euro, ancora c'è una, quello da 10, 10 euro, purtroppo se ne va. Ok, avete visto? 10 euro, qui vinciamo sicuro, lei non guardi, dopo facciamo un caso, non si preoccupi. Lei è preoccupato? 40 euro sono andati via, è preoccupato per caso? No. No, si vince qua, no. Io non sono preoccupato. Lei però sta continuando a guardare. No, guarda. È un po' disinteressata, pensa che sto prendendo in giro forse, che se non vinco. Il barista c'ha anche il whisky. Però. A me tutti i baristi mi chiamano per vincere. Se sono venuto più non è per caso. Ti chiamano perché ti pregano. Prima di volta pregano me perché sto dicendo. No, non si preoccupi, è rimborsato. Intanto non avete uno sponsor nel canale. Che rimborsa i 50 euro. Soldi non mi siano, non ho messo sponsor. Sponsor sono io allora. Non c'è la sponda, non è questo, guarda, lui sta fregando, è Bleach Oxy, questo per colorare i capelli biondi, guardate qua, c'ha la marca, c'ha il sito Bleach, capito, datela a cercare, è un ottimo prodotto, una dose sola vi scolorisce i capelli, io ce l'ho bianchi, bellissimi, l'avrete notato quanto sono bello, un George Clooney me li cerca, non so chi sia, non so dove abita, so che una bisbetta cannelli ha perso la testa. E io non si è vinto. Non abbiamo vinto. Ha guardato subito. Questo qua micragnoso ha visto i 50 euro sparire. Vedi dopo lui col suo negativismo, che bramoso di vincere con questi 50 euro, ha spezzato la magia. E tira fuori altri 50 euro. Non farmi cagnolo. La fortuna ti bacia. Dai, tira fuori altri 50 euro. Già, il barista li vuole. Mica lo Stato che lo chiede. Lui, ma io non sono a soldi.
tira fuori i soldi. Ma, io voglio vincere qua, eh? Sì, qua si vince, basta, mica, se può per il giro sempre, qua si vince veramente. Bambino, ciaccia, adesso si vince! Avrete il biglietto milionario in questo momento! Fluido adesso! Ricerchiamo più attenzione. Io porto non porto no. No, lei porta sfiga sempre. Non si preoccupi. Io gratto con magia e disinvoltura, però questa volta faccio la copertina perché lui guarda sempre. Sta guardando il portafoglio che gli mancano i soldi. Vedete quanto è tirchio. Vedete che micragnoso. È il classico italiano che guarda nel portafoglio che gli manca il contante. Non è così che si ricrea l'economia. L'economia è il Gratta e Vinci. Io sono. Vado in giro per tutta l'Italia a far vedere come si vince. Naturalmente, anch'io mi prendo la mia parte, però faccio anche un po' di volontariato, il 60% a me, il 40% a lui, 1 milione di euro, mi prendo 600.000 euro, e naturalmente me ne vado e naturalmente diventerò famoso. Ci sarà la lapide di colui che poteva vincere da solo, ma ha condiviso. Lei ha guardato... Ma non l'abbiamo vinto neanche fuori! Lui ha guardato, ha aspettato la magia. Lui guarda, ragazzi, così butta via i soldi, perché lui guarda, non deve guardare. Voi non avete capito che qui lui sta guardando rovina. Barista! Un altro da 20 euro, anche il barista si distrae. Sta guadagnando soldi lui, io che sto guardando qui a farmi vedere come gratto, o sta guadagnando lui che soldi li tiro fuori dal portafoglio? Questo è il dilemma! Oh, vedi, lo dice anche il barista. Però porta sfiga il barista, non lo diceva prima, eh? Lei non guarda i numeri! Vedete un altro bello da 20 euro qua, non badiamo a spesse! Quelli da un euro li lasciamo ancora chi è più ticchio. Lui forse domani prende solo quindi un euro, oppure non li vuole più. Lei cosa? Non, sempre a guardare il portafoglio. Ma che materialista abbiamo qua su Pinone di Luzio? Guarda queste cose. Se i soldi vanno dal portafoglio ritorneranno. Io sono qui per te, ritorneranno. Non è convinto. Allora, qui stiamo quasi cantando, lui ha guardato sempre 50 euro solo riapparsi, guardate! No, sono gli ultimi, non è che sono riapparsi! Sono gli ultimi, dice sempre così, ma poi c'era 100.000, 100.000, 100.000! Guardate qua, ne abbiamo perso! Ma non vi preoccupate, abbiamo l'ultimo! Dopo c'è altri 50, noi ci divertiamo qua, ci possiamo stare le ore! Barista! E voilà, ultimo, da 10! Oh, grande, quello vincente è il numero 13! Perfetto, non guardi, oh, non guardi! Lui sta ancora guardando, il barista non è bello, non è una donna, eh? È un trans. Io dico perché... No, io guardavo i soldi che sono spariti! Ma lei è sempre lì che guarda! Lei non deve guardare niente, il vuoto! Io gratto, lui dai gratta e vinci e lei tira fuori 50 euro. Questa è una cosa bellissima. Lei non si sta entusiasmando? No. Che io gratto, lui si non, tira... Non mi torna no, ma come mai? Ma abbiamo vinto così. Sì, qua stiamo vincendo. Si sta preoccupando. È sicuro qua, Prima di Luzio da sempre le cose originali, Lei non è convinto. Mi sta intristendo. Abbiamo vinto. Sì, come no? Qui c'è scritto, guardi, vinci fino a 2 milioni, non sa nemmeno leggere. Vedi, vinci sì. Invece fino a... Quanto abbiamo vinto? Avremmo vinto un milione. Gli piace il taglio del cartellice, che interessata, sì, Che numero pensa che esca qua? Non lo so, basta che vinciamo, io già... Qua, già è uscito sulla ruota della fortuna... 44, 21, 36, 17. 44 euro mi invito. No, non si leggono così i numeri. Come si leggono con le cifre sotto? 2 milioni, io voglio 2 milioni. Glieli do, si preoccupi. Per tutti. Ci dà il barista 2 milioni? Ci dà il barista? No, quello è lo Stato, monopolio. Ci possiamo fidare dello Stato, ci ridarà dopo, sì. Coi tempi che corrono, lei si fida dello Stato per dargli 2 milioni? È contento? È felice di questo? Dai. Sì, abbiamo vinto? Quasi. Qua, C'è una stella. 25.000. Cos'è 25? 2 milioni! guardate qua, telespettatore. Allora, i 2 milioni avevo trovato. Ecco. Quindi? Portare in casa. Sì. Dov'è?
Dov'è? Le posso fare da porella presto nome per andare in cassa, sì, di 2 milioni? Magari intanto mi firmi dire... questo foglietto fa... qua per la delibera del presto nome per i 2 milioni. Lei si fida tanto di noi. La delega forse. È una delega, è una delega. Poi c'è una delibera. No, la delibera per incassare la delega, sì, giusto. Oh, fermi qui. Ma cosa devo... Oh. I miei che posso da... incassare 2 milioni. Lui ha firmato. 2 milioni abbiamo incassato, vedete la cifra? Non so se si legge bene perché un foglio un attimino la abbiamo incassato 2 milioni. Lei li vuole questi 2 milioni? Sì, 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 sì. Okay. Glieli spediamo logicamente questi 2 milioni. 2 milioni. Lui ce li avrà questi 2 milioni in tasca sempre. No, c'ha questa fretta. Ma sti soldi allora, 100 euro lo speso. Aspetti. Nessuno deve avere fretta, lei ha fretta, io ho fretta, non ho fretta, come la sta, lei ha fretta? No, io ho bisogno di 100 euro che ho pagato. No, 2 milioni. Bene. Okay. Lei pensa questa che è un pezzo di carta. Non faccia il micrognoso sulla qualità della carta. Io da chi devo andare? In banca, dove devo andare questo qua? In banca. Domani mattina posso andare? La banca dei pensieri. No, la banca dei... Qui non c'è un IBAN, non c'è scritto un cazzo, basta solo così che vado, me li danno? Sì, 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 sì. Ma siamo sicuri? Certo, io mi strappo i capelli per essere sicuro di me stesso. Non devi battere? Venga qua, signore, per assaggiare. Prendo questi cartellini, sì, e poi me li passa uno a uno. Ma mi chiedo un cartellini, lei me lo porta, dai, te. Io te devo dare 50 euro. Vieni qua, vieni qua. Come ci manca lì da sempre? Gli altri ci bisogna pagare. Agita poco, Luzio. Il primo non si può, dai, è cascata anche la video show. Agita poco, Luzio. Spera, però non bisogna che non taci. Vai, riprendiamo da questo momento qua. Ascolta. Agita poco, Luzio. Un po' andata piace. Agita poco, Luzio. Salve ragazzi. Opinione di Luzio, sì.